Amici e amici, bentrovati. Parliamo oggi di sanità alla luce di un evento che si è consumato nelle scorse settimane e che ha visto la nascita dell'Assemblea territoriale di cittadinanza attiva ONLUS per la zona sud. Pensate, subito hanno aderito decine di persone che fra l'altro hanno chiesto anche un incontro con la massima autorità sanitaria locale, ossia il sindaco, che è anche il presidente del distretto sociosanitario 46. E con noi il coordinatore pro tempore, il dottor Vittorio Padua. Ben trovato. Allora, io ho parlato di questa assemblea territoriale di cittadinanza attiva che si è costituita da qualche settimana, ma già conta decine di adesioni. Sì, intanto facciamo una premessa. Intanto buonasera direttore. La premessa d'obbligo è quella di dire in poche battute che cos'è la cittadinanza attiva, movimento laico di partecipazione civica che agisce per la promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nella sua dimensione nazionale, europea ed internazionale. Nello spirito dell'articolo 18 della Costituzione italiana, accoglie e sostiene l'autonoma iniziativa di cittadini singoli oppure associati per lo svolgimento di attività di interesse generale, e tutto ciò sulla base del principio della sussidiarietà. Sì. Premesso questo, noi abbiamo ricostituito l'assemblea territoriale, per quanto concerne la nostra zona sud, di cittadinanza attiva, per poter dare quantomeno un suggerimento, un supporto, una indicazione, una progettualità a quelli che sono i temi sociali e sanitari. Per questo motivo abbiamo chiesto un incontro con il sindaco Bonvandi, anche nella sua qualità di presidente del distretto sociosanitario numero 46. È stato un incontro molto fattivo, collaborativo. Noi abbiamo, diciamo così, esposto le lagnanze della cittadinanza, non solo di Noto ma quella che interessa la zona sud. Ci sono temi ancora in sospesi, come potrebbero essere quelli della sanità e anche per quanto concerne l'attività sociale, con particolare riguardo ai cosiddetti disabili gravi e quant'altro. Nel concreto, quali sono le criticità assistenziali? Allora, nel concreto abbiamo detto questo: il dopo Covid chiaramente ha cercato e cercherà senz'altro di fare un cambio di passo al sistema sanitario nella sua interezza, tant'è che, come sappiamo tutti, diversi miliardi saranno erogati dall'Europa nel nostro paese Italia, e sono soltanto finalizzati al potenziamento delle strutture ospedaliere e alle strutture della cosiddetta medicina territoriale, che fino ad oggi, pur rivestendo una primaria importanza in un contesto sanitario, è stata considerata da tanti una cenerentola della sanità, quindi quasi un piccolo valore aggiunto rispetto al modello ospedaliero. Io ho da sempre sostenuto la validità di una medicina del territorio, perché se non c'è una forte presenza di questa sanità territoriale, è chiaro che il settore ospedaliero entra in criticità.
Tant'è vero che durante, diciamo così, la pandemia, va bene, gli ospedali sono stati quasi in tilt, appunto perché è mancato, diciamo così, questa barriera di freno, o quantomeno di cura e di terapia per quanto concerne proprio l'assistenza sanitaria, eccetera, eccetera. Cosa abbiamo chiesto al sindaco? Abbiamo chiesto questo, sulla base quindi dei nuovi eventi che ci saranno, un potenziamento della sanità ospedaliera relativamente alla zona sud, con alcune iniziative per proprio implementare, per potenziare la nostra sanità ospedaliera, quindi l'ospedale unico Avola Noto. E una volta che a Noto hanno istituito il reparto Covid, questo reparto Covid può essere benissimo trasformato un domani in un reparto, per esempio, di medicina per le malattie infettive, come esiste a Modica da oltre 50 anni, e anche una ottima pneumologia che, collegata con i tre reparti attualmente esistenti a Noto e che sono previsti nella rifunzionalizzazione della sanità siciliana, possono dare una risposta migliore e più efficiente alla popolazione della zona sud. A questo però dovremmo aggiungere il potenziamento dei presidi territoriali di assistenza. Che cosa sono i presidi territoriali di assistenza? Altro non sono che la espressione massima della medicina del territorio. Vero è che sono stati istituiti questi presidi territoriali di assistenza già da oltre un decennio. Diciamolo che sono i PTA, perché la gente lo conosce e lo segue come chiamiamolo, PTA. Chiamiamolo PTA, però questo PTA purtroppo non è mai avuto, va bene, una felice soluzione. Quindi non è stato attenzionato né dagli organi regionali né dagli organi aziendali. In che senso? Nel senso che 10 anni fa, nel 2010, il governo di allora, con a capo il presidente della regione Sicilia, l'onorevole Lombardo, oltre a stabilire le allocazioni dei reparti di medicina e dei reparti ospedalieri tra Noto e Avola, decretò, va bene, i cosiddetti PTA ai sensi di una legge regionale, cioè la legge regionale numero 5 del 2009, che altro non è che la riforma sanitaria in Sicilia, dichiarando che Noto, quindi Noto non come città, Noto come distretto, doveva avere un PTA cosiddetto strutturale, mentre nella provincia di Siracusa altri PTA sono di natura funzionale. Chi significa PTA strutturale rispetto ai PTA funzionali? Che il PTA strutturale avrebbe dovuto avere più servizi, più rete, più una rete specialistica molto più composta e più, diciamo così, più implementata. Hai detto avrebbe dovuto avere, avrebbe dovuto avere, avrebbe non dovuto l'ho avere, avuto, ma purtroppo non ho questo, diciamo così, questo questa 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 nuova questa attività non è stata mai attuata nella sua interezza. Tant'è vero che a Noto anche oggi purtroppo constatiamo delle enormi criticità per quanto concerne appunto l'assistenza sanitaria ai cittadini, perché abbiamo molto meno ore di specialistica ambulatoriale rispetto ad altri PTA funzionali, vedi Lentini. Io, per una mia, diciamo così, curiosità, faccio un esempio, per una mia semplice curiosità, ho voluto vedere il report del 2018 esitato dall'azienda sanitaria provinciale, report che è stato trasmesso all'assessore alla salute, ebbene, con tutti i parametri di assistenza. Mi sono, va bene, fermato in un punto
e cioè dire le prestazioni di specialistica ambulatoriali di noto, di stretto di noto, rispetto alle attività specialistiche erogate in quel di Lentini. E sono emersi dei dati, diciamo, a mio avviso anche un po' scandalosi o quantomeno asimmetrici. Perché? Perché noi vediamo, qua c'è questa tabella che magari non so se è possibile. Sì, sì, la regia farla, la può riprendere. Farla vedere. Va bene. Abbiamo, va bene, il rapporto parametrico tra il PTA funzionale di Lentini rispetto al PTA strutturale di Noto ha delle, diciamo così, dei parametri, diciamo, esagerati. In che senso? Noi abbiamo un deficit assistenziale su Noto e una, diciamo, buona sanità territoriale a Lentini. Facciamo una premessa: che Lentini ha un bacino d'utenza di 60.000 abitanti, Noto ha un bacino d'utenza di 100.000 abitanti. 10.000. Quindi già il rapporto dei due bacini, va bene, è interessante, perché noi abbiamo il 40% in più della, diciamo così, di popolazione. E vi do alcuni dati. Prendiamo la cardiologia. Lentini ha effettuato 5.341 visite specialistiche ambulatoriali rispetto al Noto, che ne ha fatte 2.237. Quindi, lo dico in siciliano, o sono tutti malati a Lentini, e qua a Noto non abbiamo, diciamo così, cardiopatici, o qualcosa non torna. Vi dico un'altra: pneumologie, per esempio, 1099 interventi a Lentini contro 170 a Noto. Un'altra ancora: oculistica, 4.505 contro 597 a Noto. E così dicendo. Vittorio, alla fine, scusami un attimo, sì, direttore, alla fine abbiamo una attività totale su Lentini di 51.378 prestazioni rispetto a quelle che sono a Noto, che sono 36.818. Quindi un riscusso non torna. Allora io con questi numeri, visto che abbiamo superato il tempo a nostra disposizione, sono numeri eloquenti, hai fatto un'analisi perfetta, precisa, scrupolosa, che io offro a chi ci segue per aprire anche una discussione, una volta andata in onda la trasmissione, per aprire una discussione e anche postare dei commenti, cioè lasciare, dopo aver fatto tu questo excursus con l'assemblea che rappresenti in questo momento e con i numeri che hai dato, lasciare proprio con questi numeri. Avremo modo di ritornarci, anche perché è stata importante la notizia che ci ha dato di questo incontro che avete avuto col sindaco nella qualità di presidente del distretto sociosanitario numero 46 per approfondire temi legati alla sanità non solo a Noto ma nel territorio. Quindi avremo modo di vederci, ma io ancora una volta farei appello a un inciso: i numeri che tu hai dato, perché sono numeri che devono far pensare, meditare, e noi aspettiamo risposte anche dai diretti interessati, semmai vorranno. Grazie Vittorio. Grazie a te, direttore. Grazie a quanti ci avete seguito. L'appuntamento è per domani.